Buonasera a tutti, questa sera siamo qua a farvi vedere un piccolissimo video. Stiamo per imbottigliare, come potete vedere, abbiamo già sterilizzato le bottiglie e stiamo per imbottigliare finalmente la nostra birra Diablo. Ecco, questo è il colore della birra ed è, diciamo, la classica Dudemon, per chi più o meno si intende di birra, che è una birra abbastanza alcolica, si avvicina dagli 8-9 gradi come grado alcolico nel nostro caso, e quindi adesso procederemo all'imbottigliamento. La birra è pronta ed è in questo fusto, ha fermentato oltre 15 giorni perché abbiamo utilizzato un malto particolare, e poi in ogni bottiglia, vedete, abbiamo aggiunto uno zuccherino di questi, che sono degli zuccherini appositi che vengono messi uno in ogni bottiglia da 33, poi in base alla bottiglia si utilizza lo zucchero. E quindi che cosa succede? Vedete, la birra a questo punto è diventata praticamente liscia, non ha bollicine e quindi non ha, ha finito la fermentazione. A questo punto quindi che si aggiunge, diventa una bevanda liscia. A questo punto, aggiungendo lo zuccherino nelle bottiglie, che andavo proprio a farvi vedere in diretta anche come ne riempiamo una, ovviamente va riempita con delicatezza, e faremo questa procedura ovviamente per tutte le bottiglie. Ecco, una volta che è stata riempita più o meno fino a questo livello, la andiamo a chiudere. Abbiamo preso noi un tappo meccanico perché la bottiglia è più resistente ed è anche più comodo, e quindi poi andremo a fare questi movimenti per far sciogliere lo zuccherino. Lo faremo 5-6 volte, poi lo lasceremo riposare a 20 gradi per 10-15 giorni e poi la metteremo, insomma, in un luogo fresco. Ecco, vedete, qua noi abbiamo già la nostra piccola scorta che abbiamo fatto. Qua vedete c'è quella imbottigliata il 15 gennaio e qua invece quella imbottigliata il 26 di dicembre. Qua abbiamo il sito, insomma, ci stiamo attrezzando. In quanto ci siamo accorti, assaggiandola, che è veramente buona, soprattutto la lager. Questa è la prima volta che io la sto facendo, ma già dal profumo si sente che è buonissima, e quindi ci stiamo adoperando anche in questa avventura per farla assaggiare poi agli amici. Grazie a tutti, come vedete noi vi facciamo vedere quando è possibile tutto dal vivo, e quindi ecco, vi ringraziamo e vi auguriamo una buona serata.